Che fai? Non ti vesti? Non mi posso vestire. Perché? Ho bisogno di un indumento intimo. Cos'è? Che indumento intimo? Che vedi, ti arrabbi già? Ma no, non mi arrabbio, avanti, parla, chiacchieri, che ti devo dare? Ho bisogno di una camicia pulita. Una camicia? Quanto te l'ho data, sta camicia pulita? Aspetta, un po' te l'ho data. Quante mamma me l'hai data? 15 giorni fa. 15 giorni fa? E meno di 15 giorni vuoi tenere la camicia? E quando la devo tenere? Ma perlomeno un mese, si capisce? Ma come un mese? Ma si sa, a furia di lavare la biancheria si rovina. E là, per là, per là. Già, si sciupa. Si capisce, un mese. Comunque la mia si è sporcata in modo tale che ho bisogno di cambiare. Ecco. Vabbè. Ecco qua. Prendiamo la camicia. Ehi, basta la camicia. La camicia nuova. Grazie tanto. Grazie tanto. Io non capisco. 15 giorni una camicia. E dove si arriva qua? Per lo meno 2 mesi una camicia si deve tenere. La persona pulita, 2 mesi. Allora, già che io sono pulita, arrotondiamo la cifra. Facciamo 6 mesi. Vado spiritoso. Si presume che una persona si fa un bagno. La mattina, la bagnacarina non si sporca. La Ma da fare la mia taglia, devo andare in giro. Ma come camicia? Ma me la chiamate camicia questa? Perché non ti piace il taglio? Il taglio, quello è tutta tagliata. Ma ti sembra che io possa andare in giro per la strada così? Se mi viene un accidente che mi tolgo la giacca, che figura faccio? Ma perché capisco? È camicia questa! Si capisce che è come una camicia. Quello che si vede è di camicia. Quello che non si vede che si fa fare. È stoffa che si spreca.